Italia, tu sei... Buonasera. Sei ucraina, vivi in Italia ormai da... Da 22 anni. Da 22 anni. Sì, oggi è un momento difficile perché ci sono le donne ucraine che vivono momenti drammatici lì nel tuo paese, sono quelle che sono costrette a fuggire, e ci siete anche voi che siete qui, che vivete questa situazione. Non è un bel momento, ma con tanta forza e tanta dignità tutte quante vi state impegnando per il vostro paese. Sì, perché come dicevano anche ascoltando le donne di prima, ho trovato la forza di parlare, perché prima quando mi avete proposto pensavo che non ci riesco, ma ho visto tutte le donne così forti e l'ho trovato la forza anche io. Perché una cosa così nel 2022 era difficile da immaginare i tuoi figli che stanno là e vivono alla giornata, al minuto, arrivare al messaggio, che ti arriva il messaggio la mattina, mamma stiamo bene, è una cosa più grande che può... Che ha una importanza oggi, ad oggi. Sì, siamo tanti là e siamo tanti anche qua che, come tutte le mamme, appena succede qualcosa ci scambiamo dei messaggi, dove possiamo aiutare, come raccogliere là, come arrivare prima, primo aiuto in Ucraina, prima possibile, cosa avete bisogno, cosa hanno bisogno i vostri figli, i vostri familiari, perché non sono tutti, cioè avete visto anche che sono bombardati ospedali, asili, bambini che nascono sotto le bombe, i miei figli stanno ancora a Leopoli, diciamo la città più tranquilla, che se si può dire così ad oggi. Beh, vicino al confine, quindi da lì passano tutti quelli che sono che poi... Vanno in altri paesi. Sì, sono... che anche rimangono a vivere nelle nostre case, se si può dire adesso le nostre, perché ormai siamo una comunità molto unita, ci aiutiamo tutti quanti. Ieri sono arrivati due ragazze, ieri sono stata chiamata dalla questura per traduzione, ovviamente ho volato perché non sapevo chi è, che cosa hanno bisogno, e sono arrivate due ragazze, una da Donetsk e una da Zaporizhia, due città già famose purtroppo. Una parla russo e una parla ucraino. Questa che parla russo, loro parlano inglese perché studiano le lingue in un'università là. La loro vita così si è fermata un attimo, e loro mi dicono fra un po' torniamo perché dobbiamo finire l'università, e mi raccontano con grande orgoglio questa cosa. È bello perché non hanno paura né parlare russo né parlare ucraino, che siamo una nazione unita, sono figlie delle mamme che... una sta qua in Italia, un'altra è rimasta in Ucraina e c'ha paura che succede con la sua figlia, ma sono stati accolti benissimo, c'è una solidarietà che veramente non so se non mi aspettavo che esista una solidarietà così grande, perché aiutavano tutti, vuoi un bicchiere d'acqua, li accarezzavano, chiamavano subito se c'hanno dove vivere, è una cosa bellissima, grazie veramente tanto. Anche perché... L'ha detto prima Beatriz, conoscersi e venirsi incontro e poi tendersi la mano. In questi giorni voi che siete qui state tendendo la mano a chi sta arrivando, anche la comunità vastese si sta rendendo utile, diventa tutta una grande famiglia che è pronta sia ad aiutare chi purtroppo non può scappare via ed è sotto le bombe, ma anche chi sta arrivando e che avrà bisogno di sostegno per un periodo, speriamo breve. Speriamo breve, perché ogni giorno una mattina... appena mi alzo leggo notizie e cerco questa notizia più che aspetto più di tutti, ecco finita però ancora non arriva purtroppo, spero che arrivi prima possibile. Prima cosa anche mi sto proponendo ad aiutare a tutti, detto, se io aiuto qualcuno magari qualcuno là aiuta i miei figli, perché stanno tranquilli però non si sa, ad oggi non si sa. Non ti chiedo qual è il tuo sogno perché è facilmente intuibile, è un sogno che dopo che Beatriz l'ha lanciato prima lo raccogliamo tutti insieme a te e alle persone che stanno arrivando qui, a queste due ragazze che sono da qualche ora nella nostra... Sai qual è il mio sogno che volevo dire? Nel sogno grande il mio piccolo sogno, che la nostra bandiera io non l'ho portata oggi, è molto... c'è due colori bellissimi, questa è una camicia ucraina, nazionale ucraina,
però i nostri colori sono molto colorati, molto chiari, come si dice, chiari, giusto? Sì. Io ce l'ho una camicia con colori rossi, gialli, molto appariscente, perché è piena di vita, piena di fiori. Oggi non me lo sentivo a metterla. Quando arriva questo messaggio, voglio mettermi a dare in giro per Vasto a ringraziare tutti quanti. Sì. E altri colori belli da portare e da condividere sono quelli, sì, della bandiera della pace, che questa sera sale sul palco un po' per chiudere, giriamola così, per insomma affidare anche a questi colori dell'arcobaleno, sì, il sogno che questo disastro finisca, questa guerra assurda possa finire prima possibile. Anche per Nadia arriva un fiore colorato che speriamo possa essere il lancio per altri colori futuri. Grazie Nadia per questa tua testimonianza, grazie per quello che... Grazie a voi che mi avete chiamato, grazie per tutto, grazie. E per quello che stai facendo per aiutare anche le persone che arrivano dal tuo paese, quindi insomma sanno di trovare in te e in tante altre persone un punto di riferimento. Grazie. Ci provo, grazie.